Cicloturista, cicloturisti, buon salve, mi trovo a Bergamo, Orio al Serio, mi sto per imbarcare per un nuovo viaggio, una nuova avventura che non vi spoilerò ancora. Comunque, come avete letto dal titolo, in questo video voglio fare una recensione completa di Komoot, che è un'applicazione che sto provando ormai da diversi mesi e mi sta piacendo. Perché mi sta piacendo molto Komoot? Perché ha tutta una serie di funzionalità che sono adatte ad un'applicazione per noi, diciamo, persone che amano fare viaggi in bicicletta oppure attività all'aria aperta, come non so, fare un'uscita, un'escursione in bicicletta, in mountain bike, fare trekking, hiking, quindi dalle gite in montagna della domenica alle escursioni in bicicletta anche di più giorni o addirittura viaggi interi in bicicletta. Komoot è un'applicazione che è stata sviluppata ormai molti anni fa in Germania e anno dopo anno ha saputo migliorarsi. Adesso la paragonerei a una sorta di misto tra Google Maps e Strava, quindi ha sia una funzionalità di community come Strava dove si possono condividere davvero tantissime cose, sia anche una funzione di navigazione davvero molto ben fatta e molto interessante. Ci vediamo dopo, devo andare ad imbarcarmi, ma restate con me. Imbarcare, poi alla fine mi sono imbarcato e atterrare sono atterrato precisamente a Malaga. Adesso sono alla Malagheta, giusto per darvi un'ultimissima introduzione su come voglio strutturare questa recensione, ovvero la dividerò principalmente in tre parti, dove voglio analizzare tre usi principali che si fanno dell'app di Komoot. Il primo è l'utilizzo play, cioè nel senso registro, parto e vado. Insieme a questo anche il prendo il mio smartphone, vedo la mappa dell'area dove sono, vedo gli highlights, vedo i punti di interesse, faccio una sorta di percorso e lo seguo. Un'altra parte della recensione la voglio fare sull'uso outdoor, principalmente hiking, quindi gita in montagna, quindi escursione. Anche lì pianificazione e poi effettivamente l'uso durante l'escursione. Terzo e ultimo utilizzo è l'uso, quello un po' più interessante e magari anche complesso di tutti, ovvero la pianificazione di un viaggio in bicicletta attraverso la versione desktop di Komoot, quindi attraverso il sito di Komoot. Adesso diciamo ciao ciao a Malaga e introduciamo la prima parte della recensione, ovvero un utilizzo standard di Komoot nella tra virgolette vita di tutti i giorni, quindi sono in una città che voglio visitare in bicicletta, apro la mappa, apro la cartina dove vedo degli highlights, dei punti di interesse, oppure voglio io segnare un punto di interesse, un punto dove voglio passare, disegno un percorso, disegno un tracciato e lo seguo attraverso l'applicazione mentre pedalo. Quindi diamo la linea a Pietro da Rimini e ci vediamo sulla Riviera Romagnola per la prima parte della recensione. Eccoci, siamo arrivati all'Italian Bike Festival di Rimini in questa metà settembre, vi lascio comunque il video in descrizione se non l'avete visto. Ci hanno dato due spot che sono delle bici da urlo da provare, adesso le testeremo su un tracciato che ci inventiamo al momento su Komoot, quindi basta aprire l'app di Komoot che è questa qui. Abbiamo tutta una serie di possibilità, qua vediamo gli altri percorsi che hanno fatto i membri della nostra piccola community, i nostri amici. Possiamo registrare al momento un tour, quindi lui ci geolocalizzerà, partirà a registrare immediatamente la traccia, oppure quello che noi faremo adesso è plan, ovvero ecco lui ci ha già geolocalizzato proprio qua vicino all'ingresso del Parco Fellini, Parco Federico Fellini a Rimini, e noi quello che andiamo a fare è fare choose destination, possiamo scegliere una destinazione all'interno del suo database, quindi all'interno di Google Maps fondamentalmente, oppure possiamo fare choose on maps. Come vedete qui nella mappa ci sono alcuni indicatori rossi, questi sono indicatori che sono stati settati da altri membri della community di Komoot e che hanno fissato questi punti come punti di interesse, inserendo una piccola descrizione e delle immagini. Quindi noi, visto che non conosciamo bene Rimini, ci baseremo su quelli per farci un girettino in città. Allora io ne setto un po' a caso, setto questo qua, set as destination, poi posso fare adjust route, aggiungo un waypoint, sempre lo scelgo sulla mappa, quindi magari un po' più verso il centro così, lo includo all'interno del percorso. Vedete che lui mi sta creando nel frattempo il tracciato che andremo a seguire. Aggiungo un altro waypoint che può essere un po' più vicino al centro, quindi passiamo all'interno del centro di Rimini. Ecco, voi vedete nel frattempo non ci fa una sorta di navigazione come Google Maps, come potrebbe essere con Google Maps a piedi, ma lui ha già individuato che noi faremo una bike ride perché lui ce l'ha di default e quindi il percorso che ci fa seguire tendenzialmente segue delle piste ciclabili. Quindi io aggiungo un altro waypoint, l'ultimo oppure il penultimo, qua sulla spiaggia dove c'è una bellissima pista ciclabile che abbiamo percorso ieri, include on route,
Ok, lui ci sta facendo tutto il percorso, non ho capito perché me lo fa da lì. Add waypoint, lo connetto qua, non riesco a capire come metterlo bene. Lui ci fa partire, ok, da dove siamo, perfetto. Ok, non so se avete sentito, nel frattempo c'è anche la navigazione guidata tramite audio. La voce non è eccessivamente fastidiosa. Lui ha già iniziato a rivelare la velocità, infatti muovendomi a poco ci dà varie indicazioni, come per esempio i chilometri che ci rimangono dai chilometri fatti, oppure quanto dovremmo metterci in teoria, 12 minuti, comunque Rimini è piccola, quindi niente, abbiamo provato tutta l'app a settarla, adesso dobbiamo solo partire e proviamo a seguire il percorso, così vedremo anche se lei ci dirà se è sul percorso giusto oppure se è sul percorso sbagliato, quindi andiamo a provarla. Raga, ma che bolidi ci hanno dato, cioè guardate che roba. Tra 110 meters svolta a destra su viale Giacomo Matteotti, poi tra 250 meters svolta a sinistra su viale... Poco prima di svoltare verso il ponte, quindi anche verso il fiume dove abbiamo preso la ciclabile prima, che cosa è successo? Ho chiuso l'applicazione per sbaglio e mi sono ricordato dopo pochi secondi che l'avevo chiusa e quindi l'ho riaperta. Lui praticamente che cosa fa? Non continua a registrare la traccia GPS in background, è come se si frizzasse l'applicazione e quando voi la riaprite avete subito l'opzione di resume, quindi ritorna a registrare subito, oppure finisci e salva il percorso. Io pensavo continuasse a registrare in background anche una volta chiusa l'applicazione, ma a quanto pare non è così, quindi adesso continuiamo ad andare avanti sul percorso. Volta a sinistra, segnale di Bergio, questa strada per 300 meter. Abbiamo adesso deliberatamente sbagliato strada per vedere se Komoot ricalcolava il percorso, cosa che è successa, ed è successa una cosa anche molto interessante prima, perché abbiamo sbagliato strada leggermente, quindi abbiamo girato a sinistra la via dopo e abbiamo ripreso il percorso subito. In quel caso Komoot non l'ha ricalcolato, invece adesso che abbiamo cambiato il percorso e variato di circa 200 metri direi, Komoot ha fatto il ricalcolo del tour. Dopodiché abbiamo ripreso il percorso originale, quello che dovevamo seguire inizialmente, il percorso blu sullo schermo, non il percorso rosso, quindi siamo ritornati indietro in questo modo e Komoot ha ricalcolato nuovamente il percorso da fare. Quindi c'è anche la funzione di ricalcolo che è sicuramente molto interessante. Siamo arrivati su questa bellissima pista ciclabile, ci siamo un attimo fermati, vi faccio vedere tutte le impostazioni che si possono fare qua durante il percorso. Allora c'è la geolocalizzazione che ti geolocalizza, però lui adesso ha il GPS internet attivo, quindi la precisione è assoluta. Dopodiché c'è l'opzione per la voce, si può disattivare le notifiche, mutare, insomma si può personalizzare a seconda delle vostre preferenze su quando siete in sella, si può scattare una foto al momento così da non dover chiudere l'applicazione o metterla in background e aprire la fotocamera, e poi c'è questa funzione molto interessante che è un po' lo scopo di Komoot, che serve a creare un highlight del percorso. A me questa parte ciclabile piace davvero molto perché è ciclabile, pedonale, è molto fresca, insomma tra gli alberi ci sono i bastioni, quindi faccio create a highlight. Attenzione, possono creare gli highlight solo se siete degli esperti, perché io adesso sono in modalità pioneer, quindi pioniere, lo sto ancora provando, sto provando tutte le varie caratteristiche di Komoot. Expert mi sembra che è un livello che si raggiunge dopo che si hanno completato alcuni tour, comunque non me lo ricordo onestamente in questo momento, quindi comunque ve lo scrivo qua sotto adesso a schermo e vi lascio comunque più informazioni in descrizione. Siamo arrivati alla fine di questo brevissimo tour, quindi adesso che cosa faccio? Vado qua sullo schermo, tengo premuto stop e in questo modo mi stoppa la registrazione. Adesso in questo momento posso aggiungerlo tra creare un highlight sempre se sono un esperto, quindi consigliare questo percorso ad altri utilizzatori di Komoot, scattare una foto che poi potrò uploadare una volta che completerò tutto il tracciato, quindi nella, diciamo, registrazione, nella storia del tracciato, e posso ancora usare la geolocalizzazione, questa è una cosa che si può fare sempre. Quindi posso continuare a registrare in questo modo, noi adesso faremo questo, infatti non siamo ancora arrivati alla nostra meta finale, grazie per il rumore della moto, grazie per aver spento la moto, comunque se no, altrimenti premendo stop, tenendo premuto stop,
posso fare finish and save e qua poi potremo compilare il nostro tour. Adesso che siamo arrivati alla fine del percorso possiamo descrivere tutto il tracciato fatto e poi condividerlo con una sorta di post dove i nostri amici, le persone che ci conoscono su Komoot, potranno vedere le varie statistiche, vedere il percorso o vedere le foto che abbiamo pubblicato. Quindi lui adesso già mi sta individuando il tipo di sport che ho fatto, ce ne sono una serie, va dal bike touring a hiking, a mountain bike, alla corsa, a gravel riding, quindi ti riesce a distinguere anche se tu sei andato su un percorso gravel oppure no, rock climbing, nordic walking, insomma ce ne sono davvero tantissimi di sport. Questo è bike touring, sì. Aggiungo una foto, abbiamo passato prima un borghetto davvero molto bello, ma voi già lo sapete che passo posti belli perché mi seguite su Instagram. Aggiungo qualche foto a caso, posso rivedere le foto che ho scattato e faccio next, quindi mi sta già salvando. Posso taggare le persone con cui ho fatto il percorso, io non taggo nessuno perché l'ho fatto da solo, e poi posso raccomandare alcuni di questi posti che Komoot ha individuato, che ho attraversato, mettendo semplicemente vorresti raccomandare questo posto, sì oppure no, o non lo so. Io ho passato Santa Rita, molto bello, il ponte scritto in tedesco da un expert di Komoot è molto bello, molto piacevole. Posso aggiungere foto all'interno di questo highlight, all'interno di questo puntino rosso, vi ricordo quello che vedete sulla mappa, posso aggiungere foto oppure no, andare indietro e comunque fare done. In questo momento posso dare anche un titolo al mio percorso, qua c'è la descrizione bike touring, qua le varie statistiche, gli highlights che ho attraversato, le foto, la mappa del tour, l'elevation profile che è semplicemente l'altimetria che ho fatto durante questo percorso. Posso rendere questo tour privato se lo voglio tenere per me, oppure semplicemente togliendo questa tick adesso il tour è pubblico e posso poi condividerlo su Facebook, condividerlo via mail, condividere la traccia GPX su WhatsApp, insomma avete tutta una serie di possibilità che potete appunto sfruttare per condividere il vostro percorso di Komoot. In questo istante è completato, quindi va all'interno dei miei tour completati, prima era all'interno dei tour pianificati. Perché? Perché io selezionando i vari highlight lungo la mappa, questo tour mi è andato all'interno dei tour pianificati, ma questa è una cosa che vedremo dopo quando ritorneremo alla nostra postazione PC e pianificheremo un tour. Quindi adesso torniamo al PC. Rieccomi davanti al PC e io davanti a me, aperta la versione desktop di Komoot, che mi sarà utile per introdurvi la seconda parte della recensione, dove voglio parlare dell'uso di Komoot relativo un po' più all'area hiking, quindi gite in montagna oppure escursioni in montagna. Una volta fatto l'accesso alla propria area di Komoot, al proprio account di Komoot, posso entrare nell'area Discover, dove trovo molti percorsi, ci sono davvero tantissimi fatti da altri utenti della piattaforma oppure dai miei amici e dai miei contatti, sia dei veri e propri articoli che ci raccontano un gruppo di percorsi, di escursioni, comunque di tracce racchiuse per ambito. Ne vediamo alcune, per esempio io qua vedo top 20 hikes and walking routes in Varese, poi scendiamo giù, abbiamo 3 routes, 2 springs and 1 secret, the Muddle cycling path, oppure top 13 hikes and walking routes around Lake of Como, sono collection fatte da Komoot, oppure questa, vediamo quella che abbiamo letto prima, è una collection by Muldradweg, che penso che sia un gruppo, comunque un account tedesco. Scendiamo, vedete qua ci sono davvero davvero tantissimi percorsi. Se ne andiamo ad aprire, come vedete c'è un titolo, c'è una foto iniziale, c'è un breve articolo, qua si parla di sfide per i ciclisti e poi abbiamo la mappa con, vedete, segnato anche il percorso qua in grigio che possiamo andare ad aprire per vedere un po' più nel dettaglio. Qua mi compare il tempo, la distanza, posso entrare all'interno del percorso, qua ci sono tutta la serie di percorsi, a sua volta ogni percorso è descritto, insomma davvero trovo davvero tantissimi dettagli e lo trovo uno strumento molto completo per scoprire nuovi percorsi, insomma per curiosare magari un po' all'interno di Komoot se siete curiosi di trovare nuovi percorsi. Andiamo adesso a vedere l'utilizzo di Komoot per un'attività specifica e in un'area specifica, quindi so magari voglio fare una gita della domenica e seleziono hiking nell'area di Como, quindi lui mi trova Como, città della Lombardia, eccola qua, ed ecco la schermata che mi si apre.
Praticamente qua trovo tutti dei percorsi nell'area di Como che io ho settato entro 30 km, con delle varie caratteristiche e dei filtri che posso impostare, quindi per esempio la durata del tour, la difficoltà del tour, quindi qua vediamo sono comparsi diversi tour con una breve descrizione all'inizio, quindi livello intermedio, per esempio questo che sto guardando adesso, tempo 2 ore 39, distanza 9,02 km. E se lo apro una piccola descrizione del tour stesso e stiamo parlando sempre della parte hiking. Tra l'altro una volta che mi si apre appunto la schermata del tour che ho selezionato ci sono più foto, c'è una descrizione, ci sono sempre più foto, vedo qua dei ristoranti suggeriti, insomma degli highlights creati dalla community. Se poi vado qua nella parte a lato vedo anche le previsioni del tempo per i prossimi giorni, che non è davvero niente, ma torno indietro, quindi torno alla mia ricerca e posso andare qua anche nella map view, che secondo me è molto più interessante perché già mi aiuta a vedere un po' dove sono i percorsi, dove sono dislocati i percorsi che lui mi suggerisce. Posso aumentare il raggio e posso inserire più punti di interesse, come per esempio punti naturalistici, magari delle spiagge, delle piscine per i bambini, se viaggiamo con i bambini, perché no? Food and drink, insomma, così ho una panoramica di tutto quello che c'è all'interno della zona. Quindi adesso torniamo ancora indietro e ne scelgo uno a caso. Scelgo, vediamo, vista dal Monte Generoso. Ecco, qua posso appunto fare due cose: personalizzarlo a seconda del punto dove voglio partire io, perché magari voglio partire da un punto più distante, quindi apro Customize. Posso selezionare uno starting point o magari l'altimetria o direttamente tutto il percorso. Quindi proviamo ad aprirlo. Io magari voglio fare un nuovo starting point, voglio metterlo al parcheggio dell'Alpe Grande. Ecco che quindi il percorso cambia, posso salvarlo, quindi posso tornare alle impostazioni di come questo tour era stato effettivamente salvato e una volta che posso salvarlo lo invio al mio telefono oppure da qua semplicemente. Vedo che il percorso mi piace, ho visto le foto, mi interessa il percorso e la difficoltà, la distanza sono quelle che mi piacciono a me, quindi posso fare direttamente send to the phone. Quindi in questo momento Komoot ha mandato alla mia app sul mio telefono il percorso che mi è arrivato non tramite una notifica, perché non appaiono notifiche quando vi arriva un tour con Komoot, ma se voi aprite l'app, che vi faccio vedere in questo istante, vediamo se mette a fuoco. Ok, sono entrato nel mio profilo e se vado in Planned, eccolo qua, vista dal Monte Generoso, mi è arrivato direttamente allo smartphone. Quindi io adesso ce l'ho salvato all'interno dell'app. Da qua che cosa posso fare? Posso aprirlo e iniziare direttamente appena prende internet, ecco, la navigazione, posso vedere le statistiche prima di partire, il punto più alto, l'altimetria, il tipo di percorso, quindi con il tipo addirittura di pavimentazione, non so come chiamarlo, di tipo di strada, ecco, che è unpaved, graveled, c'è un po' di asfalto, insomma, tutto con le percentuali e salvato con la distanza, quindi ho tutte le statistiche che mi descrivono in modo completo che tipo di tour andrò ad affrontare. Quindi se siete persone che amano organizzarsi ed utilizzare l'attrezzatura sempre corretta, questo è un punto stra a favore di Komoot. Poi da qua in basso c'è questa striscina verde con su scritto navigazione e da lì potete iniziare direttamente a fare la navigazione. Ovviamente se adesso clicco mi dice che il tour è parecchio lontano, quindi come ci voglio arrivare lì? Attraverso la macchina, quindi mi apre Google Maps per portarmi al punto di partenza via macchina. E poi potrò iniziare a fare il percorso, oppure dico inizia lo stesso. Quindi io da qui inizierò a piedi e raggiungerò il punto a piedi. Quindi potete scegliere voi come impostare il percorso. Quindi mettiamo ad esempio che voi settate il percorso per arrivare ad un parcheggio, prendere la funivia e alla fine della funivia iniziare la vostra camminata. Mettiamo così. Se poi invece decidete di arrivare al parcheggio, iniziare, quindi fare start anyway e di non prendere la funivia per arrivare a quello che avete fissato come starting point, potete farlo e quindi l'app di Komoot registrerà in ogni modo la vostra attività. Non ho fatto video il giorno che ho provato a fare la camminata, però posso dire che l'app di Komoot ha funzionato sempre bene, a parte un paio di volte che ha perso segnale GPS, ma questo è assolutamente normale in montagna. L'applicazione si è comportata molto bene, vi lascio la traccia comunque in descrizione di quella gita in montagna
e mi ha permesso di seguire con la navigazione la traccia pianificata. Attenzione che però in montagna non prende internet, quindi dipende sia dalla qualità del sensore GPS che avete installato all'interno del vostro telefono. Io con il mio Pocophone mi sono trovato molto bene, però se magari avete un telefono meno performante che vi perde facilmente il segnale GPS, fate conto che in montagna, non essendoci internet, poi è difficile riprendere comunque, e quindi è difficile seguire quella che è la traccia, no? Cosa c'è poi da dire di Komoot per un utilizzo così massiccio, tra virgolette, perché quella gita è durata parecchie ore? Il consumo della batteria, ragazzi, è notevole. Komoot consuma davvero davvero tantissima batteria, direi almeno il 25-30%. Comunque internet, GPS e un'applicazione come Komoot accesa per 10 ore non stop consuma davvero 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 tanto. Però vediamo questa parte magari più avanti, anzi andiamo alla terza parte, quello che è l'utilizzo secondo me molto interessante per noi ciclo viaggiatore, comunque per chiunque ami viaggiare in bicicletta e ami pianificare le tappe del proprio viaggio. Sì, perché come abbiamo visto nel primo e nel secondo blocco è possibile creare percorsi da nulla, quindi aprendo la mappa e tracciando il vostro percorso automaticamente, e come abbiamo visto invece nel secondo blocco è possibile salvarli e inviarli al proprio telefono. Quindi voi provate ad immaginare, vi create da casa un percorso di un viaggio che volete fare con varie tappe, quindi ogni tappa la salvate e la inviate al telefono, e una volta che siete in viaggio non dovete fare altro che aprire l'applicazione di Komoot, avete tutte le tappe salvate e sincronizzate qua sopra, quindi ogni giorno iniziare un nuovo percorso, fare navigation a seconda del punto dove partite. Quindi per riassumere, pensatela così: da casa pianificate tutte le tappe del viaggio e in viaggio ogni giorno fate una tappa un giorno in seguito all'altro. Facile, no? Per me, per esempio, che adesso ultimamente sto iniziando a viaggiare molto in tenda, è difficile settare una destinazione finale, cioè è difficile fare parto oggi da qua e arrivo, parto da A e arrivo a B. Questa è una cosa che succede molto raramente, nel senso che tendenzialmente mi fermo quando voglio e dove voglio, piazzo la tenda dove voglio, quindi non ho un vero e proprio punto A dove parto il giorno prima e un punto B dove arrivo. Sicuramente se magari uno segue un fiume è più facile, oppure se uno viaggia e ha per esempio degli hotel prenotati perché ogni notte vuole dormire in un hotel, quelli sono metodi di viaggi diversi. Secondo me Komoot è utile appunto per questo tipo di viaggi, sicuramente molto diversi da viaggio con la tenda e faccio free camping e mi piazzo dove voglio. Quindi in questo modo non dico che non si possa utilizzare, però vengono a mancare un po' di caratteristiche. Se volete seguire esattamente tutto quello che pianificate da casa, lo sentirei un po' costrittivo dal punto di vista del viaggio. Ad ogni modo, per me questa è la caratteristica che rende Komoot diversa e una spanna sopra a moltissime altre app. La possibilità di pianificare, me lo trasporto sul telefono, ho tutto qua e una volta che sono in viaggio lo utilizzo. Certo, lo so, ci sono moltissimi altri modi per fare la stessa cosa, posso scaricare una traccia GPX e inviarmela sul telefono oppure sul Garmin, però qua avete tutto all'interno di un unico ecosistema, chiamiamolo così, che è il desktop. Però in questo modo avete tutto all'interno di un unico ecosistema, che è l'applicazione desktop di Komoot e l'applicazione smartphone di Komoot. Quindi è difficile da sbagliare, è tra virgolette molto user friendly, chiamiamolo così, è molto facile da usare. Di base quindi l'idea di Komoot è: tu vai sul mio sito o sulla mia applicazione, pianifichi il percorso oppure lo registri, lo salvi sulla piattaforma e lo rendi disponibile ad altri. Quindi altre persone potranno vedere il tuo percorso e magari prendere ispirazione, e tu potrai fare lo stesso. Quindi l'idea di base di Komoot è quella di creare una community, in qualche modo, di persone a cui piacciono le avventure outdoor e di volta in volta si consigliano e consigliano i vari percorsi che fanno. Si crea un circolo virtuoso dove tu poi inserisci le foto, magari inserisci una descrizione, un racconto della tua avventura, e quindi il punto forte di Komoot di fatto è questo, è una community dove tutti danno consigli. Se ci pensate, l'idea è ottima, e Komoot con 8,5 milioni di persone iscritte alla propria piattaforma può creare una community sempre, sempre più grande. Ho chiesto in Italia, i numeri sono abbastanza bassi perché Komoot è un'applicazione, a parte che è stata fatta in Germania, vabbè, super super qualità, i tedeschi, solo i tedeschi potevano inventarla, è molto più usata nei paesi del nord Europa. Però secondo me una cosa che ancora rende Komoot poco utilizzata in Italia è il fatto che non è presente una versione in italiano
e anche la traduzione del navigatore, quando voi lo utilizzate, la traduzione non sempre è perfetta. Ho chiesto più informazioni riguardo a Komoot e mi hanno detto che tra pochi giorni, a partire da ottobre, verrà ufficializzata anche la versione in italiano, in spagnolo e in francese. Quindi questo è un ottimo passo avanti della piattaforma, secondo me attirerà moltissimi altri utenti, quindi staremo a vedere. Se dovessi dare un giudizio finale di Komoot, direi che è un'applicazione molto interessante per chi ama tutte quelle avventure, esperienze all'aria aperta. Potete trovare davvero tutti gli sport del mondo, dallo sci nordico alle camminate in montagna, al cicloturismo, ai percorsi per la bici da strada. La consiglierei davvero tanto a chi ama fare questo tipo di avventura, o chi magari cerca qualche suggerimento per il weekend, magari ha voglia di fare una camminata in montagna ma non sa dove, apre l'area Discover e lì trova veramente il mondo, ti viene voglia di fare tutti questi percorsi. Quindi Komoot super consigliata, a parte qualche piccolo lag che ci può stare, quello comunque dipende sempre dal vostro smartphone, dalla ricezione internet, dipende da un sacco di cose e dal fatto che non c'è ancora la versione in italiano, ma soprattutto il mostruoso consumo di batteria. Direi che a parte queste cose trovo questa applicazione davvero vincente e super consigliata. Quindi io non posso fare altro che consigliarvela. Trovate più informazioni relative a Komoot qua sotto in descrizione, insieme a tutti i link dei miei social, cose varie, ebook scaricabili gratuitamente oppure acquistabili su Amazon. No, a parte gli scherzi, scrollando qua mi è venuta una voglia di farmi una gita in montagna che, cioè, è assurda. Voglio fare una gita in montagna, ragazzi, e niente, penso che sia una droga l'area Discover di Komoot, quindi niente ragazzi, io mi guardo un po' di possibili gite e noi ci vediamo sempre qui settimana prossima con un nuovo e freschissimo video, ragazzi. Ciao.